Pace bene e bentornati. Oggi, 23 giugno, ricordiamo San Giuseppe Cafasso e ascoltiamo la sua vita. Giuseppe Cafasso nasce a Castelnuovo d'Asti, lo stesso paese di San Giovanni Bosco, il 15 gennaio 1811. Dopo gli studi teologici e l'ordinazione presbiterale, fa il suo ingresso nel luogo che per lui resterà la fondamentale ed unica tappa della sua vita sacerdotale, il convitto ecclesiastico di San Francesco d'Assisi, a Torino. Sulla scia di Don Bosco, San Giuseppe Cafasso si spese nella formazione dei giovani sacerdoti, affinché a loro volta diventassero formatori di altri preti, religiosi e laici. Il ministero di Giuseppe Cafasso, inoltre, era caratterizzato per l'attenzione agli ultimi, in particolare ai carcerati, che finivano per essere conquistati da quell'amore sincero, la cui origine era Dio stesso. Quanti avevano la grazia di stargli vicino ne erano trasformati in altrettanti buoni pastori e invalidi confessori. Indicava con chiarezza a tutti i sacerdoti la santità da raggiungere proprio nel ministero pastorale. Privilegiati in maniera particolare erano i condannati a morte, a cui Giuseppe Cafasso dedicava le sue attenzioni. Li accompagnava al patibolo, dopo averli confessati ed aver amministrato loro l'Eucaristia, fino all'ultimo respiro della loro esistenza terrena. Morì il 23 giugno 1860, dopo una vita offerta interamente al Signore e consumata per il prossimo. San Giuseppe ha avuto una cura molto particolare per quelli che sono stati condannati a morte, quelli che dovevano subire una pena capitale, la pena di morte. Che cosa dice però il nostro catechismo, quello della Chiesa Cattolica, sulla pena di morte? Perché sostanzialmente l'opinione pubblica inizia a vederla da un po' di tempo già come qualcosa di molto negativo, qualcosa da evitare. Ma noi sappiamo bene che in alcuni stati del mondo la pena di morte è assolutamente accettata, accolta, anzi a volte è anche richiesta a gran voce da tante persone che fanno manifestazioni proprio perché chiedono l'esecuzione del condannato. Ebbene, il nostro catechismo nel numero 2267 si esprimeva così: l'insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell'identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte. Però c'è una condizione: la Chiesa dice non escludiamo per tradizione che possa avvenire la pena di morte, però quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita degli esseri umani. Vedete un po', il nostro catechismo contempla la Chiesa di morte e la pena di morte, e lo fa però con una condizione: deve essere l'unica soluzione possibile per difendere dall'aggressore la vita degli esseri umani. Ebbene, non è più così da Papa Francesco in poi, perché questo numero del catechismo è stato modificato proprio sulla riflessione che ormai, con tutti i mezzi che abbiamo di detenzione sicura e soprattutto anche di sostegno e recupero psicologico, ecco, non è più possibile questa condizione che sia l'unico mezzo possibile la pena di morte. E adesso questo numero recita: per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune. Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Vedete che belle che sono queste parole. La dignità della persona che viene dall'immagine di Cristo, dall'immagine di Dio che ha dentro, non è sminuita dal male che essa compie. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini. Ma allo stesso tempo non tolgono al reo in modo definitivo, questo è molto importante, la possibilità di redimersi. Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità
della dignità della persona. Queste sono proprio le parole di Papa Francesco e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo. Allora uniamoci alla preghiera per tutti i fratelli detenuti in questo momento che attendono purtroppo la loro esecuzione, ma anche preghiamo che il cuore della società si ammorbidisca nei loro confronti e magari elimini dal proprio ordinamento giuridico questo atto veramente triste che segna un fallimento della giustizia e della realizzazione sociale dell'umanità. Preghiamo quindi San Giuseppe Cafasso affinché interceda per noi.